Ed ora è il momento di andare a seguire Javier Fernández, l'atleta spagnolo, seguito da Nikolaj Morozov. Ne abbiamo parlato tanto perché davvero è un grande talento. Lui, come gli altri atleti di Morozov, e la stessa Valentina Marchei, che se volete seguirla su Facebook, ha descritto l'allenamento di Novagorsk come davvero un posto terribile quasi. Però si sono allenati tutti lì, vicino Mosca. Uno store program ispirato a un cartone animato. Triple Axel, come nulla! È tipo un faticosissimo, ma esce. Mano giusto il triplo Lutz, ma comunque buono. Le avventure del lupo Cody. Ma non riesco a capire se è fatto apposta o se sta veramente. Ed eccolo qua, genius regolatezza di cui abbiamo parlato prima. Veramente genius regolatezza. Javier Fernández con un programma, come è stato anche definito un po' da Morozov, un po' di rottura sono i programmi che lui sta cercando di proporre, con delle musiche, delle idee che vogliono, sì, vogliono essere assolutamente originali. Ma poteva anche essere piacevole, il problema è che io ho visto due cadute nella sequenza di passi. Sì. E per la prima mi ha lasciato un po' sorpresa così e non capivo se era fatta apposta o no, ma anche fatta apposta, secondo quelle che sono le regole, dovrebbe essere considerata caduta. Adesso vorrei proprio rivederla slow motion, ma nel momento in cui la maggior parte del corpo non è più sui piedi, ma è su qualche altra parte del corpo, l'appoggio al ghiaccio, diciamo, e quella viene considerata caduta. Ah, ecco, aspetta, vediamo se c'è qualcosa col passo. Sì, potrebbe esserci un laccio rotto, per esempio, o un si è subito gancio, infatti ha alzato il... Vediamo. Sorride, perché... Ah, ride. Sì, ci sono visto anche da dietro e sono alzato il pubblico per vedere cosa poteva essere successo. Triple Axel è fenomenale. È il suo elemento preferito e si vede, eh? Velocità e di una facilità incredibile. Triple flip. Ok.
carica bene, riesce a tirar fuori faticosissimo il triplo Tolup, deve appoggiare il piede dietro. Guarda, guarda che numero, questa abilità incredibile. Il triplo Luzza ha uno strano modo di portare in aria, portare sul salto la gamba sinistra, la gamba che lancia. Non ci fanno vedere questo pezzo dei passi, vediamo. Questi sembrano i passi. Eccolo qua, vedi? È proprio una caduta, no, non c'è caduta, niente da fare, no, è una caduta. Lui ha mascherato e questa è la seconda, questa è ancora più ovvia. No, proprio caduto. Cioè, due cadute sulla sequenza di passi. Quella che dovrebbe essere il punto forte degli allievi di Morozov poi. Ma lui non aveva avuto un problema sulla caduta anche sulla sequenza di passi? Ma lui del ha libero? Sempre delle sequenze di passi dove l'anno scorso, forse anche quest'anno, anche quest'anno ancora nel libero, fa dei i parati Caraibi. Dei Caraibi e fa la parte dell'ubriaco, per cui perde l'equilibrio volutamente e facendo finta di perdere l'equilibrio, però in questo l'ha perso davvero. Questa volta sì. Due volte, addirittura due volte. Ed eccolo con Nikolaj Morozov. Mi ha impressionato questa mattina. Sembrava veramente ci fosse solamente il suo atleta. Non lo toglie, veramente non toglie mai gli occhi dal suo atleta. Non guarda mai nessun altro. Sembra quasi catalizzato, non so, guarda, lui è stato lui. A Milano, ecco, guarda, guarda che mette dello scotch. Probabilmente si è rotto lo scotch. Scotch serve semplicemente per rendere un pochino più rigido il pattino nel momento in cui è ormai molto consumato e quindi non senti più la stabilità, quel supporto che ti potrebbe dare alla caviglia. Però deve essere successo però qualcosa. Però se ti si rompe poi di colpo perdi quella sensazione immediatamente. Tre punti di detrazione. 32 tecnico elements, 31,48 per la presentazione. Anche lui penso si stia chiedendo la terza. Tre punti di detrazione. E in questo momento è quarto, un tecnico molto tecnico, elevato, sì, ma 32 e 31 e 48 per quello che riguarda i components.